Vi voglio raccontare un viaggio in una terra non molto lontana dalla nostra, ma che in sé racchiude una grande diversità di culture, di popoli, di arte e di religioni. Una diversità che fa la sua ricchezza e il suo interesse, ma anche la sua complessità e in certi casi la sua problematicità. Siamo in Turchia, punto d'incontro tra Occidente e Oriente. Qui voglio parlarvi di una presenza, quella dei frati cappuccini, in una terra dove essere cristiani non è cosa facile. Ho incontrato i frati, spesso vestiti in borghese. Solo nel convento e nelle cerimonie possono portare il saio. Ma fuori è tassativamente proibito indossare qualsiasi abito religioso. Così vuole Ataturk, il fondatore della moderna nazione turca, per garantire la piena laicità dello Stato. Incontrando i frati, ho scoperto una presenza umile, non fatta di grandi opere, ma di lavoro quotidiano, di amicizia semplice e generosa verso i vicini, di amore, di dialogo e testimonianza. I frati mi hanno parlato della necessità di capire questo mondo così diverso dal nostro, comprendere questa varietà di popoli che compongono il Medio Oriente, questo mosaico di religioni e di confessioni religiose che qui vivono gomito a gomito. In questi luoghi c'è bisogno di chi creda profondamente nel dialogo e nella comunione. C'è bisogno di trovare vie per parlarsi, conoscersi, capire e accettare le diversità dell'altro. È per questo che i frati continuano oggi la loro presenza in Turchia. Per cercare di far dialogare Islam e cristianesimo, due mondi che a causa di guerre, di interessi economici e politici, sono sempre più divisi. Occorre trovare i punti in comune, cioè quelle costanti nel profondo dell'animo umano che ci uniscono. Some
Harran, siamo nell'alta Mesopotamia. Qui Dio parlò ad Abramo. Questi sono i luoghi di origine delle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. La Turchia è una terra di memorie bibliche. La Bibbia inizia proprio qui, da dove partì il patriarca Abramo. E termina con i luoghi delle sette chiese dell'Apocalisse nella Turchia occidentale. In queste terre si trova il senso della presenza missionaria in Turchia, presenza che mantiene vivo il ricordo delle nostre radici cristiane. La nostra presenza è una presenza che salva le nostre radici. Senza radici non possiamo vivere come una pianta, così essere qui in Turchia, anche se la situazione è alquanto difficile, è un modo per dire che non dimentichiamo il nostro passato nella nostra storia. Siamo figli di questa storia e vogliamo essere qui per confermarlo. Riscoprire le radici, la storia della nostra fede vuol dire riscoprire la vera dimensione reale di cose vissute, di cose fatte, di cose, se volete, anche combattute, discutendo, contrastando, appassionatamente soffrendo, eccetera. La Chiesa è nata. È stata la culla della Chiesa, è la patria della Chiesa. Infatti la Chiesa è nata sì a Gerusalemme, ma dove si è organizzata e poi si è aperta al mondo intero è stata proprio qua, in Turchia. E qui sono stati poi i primi grandi teologi, le prime discussioni, i primi concili. Quindi la Chiesa, come dire, si è strutturata. La cosa poi più importante che è proprio venuta ad Antiochia, Antiochia sull'Oronte, che una volta si chiamava Antiochia di Siria, ma adesso è della Turchia, è il fatto che proprio per la prima volta là, questa gente che seguiva questo Gesù fu chiamata cristiana. Ma soprattutto il fatto che là è venuto, come dire così, il grande evento dell'apertura del messaggio evangelico ai pagani. Voi che venite in Turchia, venite alle origini, alle vostre origini. E quando vengono i gruppi, io li ringrazio di cuore. Perché? Perché dico, voi state dando una nuova testimonianza che Cristo è ancora vivo.